Aveva solo un vestito da festa, se lo metteva alle grandi occasioni. A lui gli dissero domani ai padroni, gliela faremo, faremo pagare. E andò alla fabbrica ed erano in mille, tutti gridavano l'odio e il furore. Forse Giovanna il vestito vedeva in quella folla tra tanto colore. Tra gli studenti di tutta Europa in rivolta si cerca di organizzare collegamenti. I rappresentanti del movimento studentesco francese, tedesco, spagnolo vengono in Italia per confrontare le loro analisi e tentare di stabilire una strategia comune. Io comincio con dare la parola a Sevageau, vicepresidente dell'UNEF. Ce que je voudrais simplement ici, c'est essayer de présenter le mouvement en général qui s'est déroulé en France. Et à cet égard, pour vous présenter ce qu'il n'a pas été, je vous conseille de lire le rapport du camarade Valdec Rochet du Parti communiste français qui a été fait il y a trois jours et qui dit très exactement ce qu'il n'a pas été. Parce que le camarade Valdec Rochet dit que le mouvement n'a pas été révolutionnaire, parce que le camarade Valdec Rochet dit qu'il n'y a pas eu de relation entre les luttes étudiantes et les luttes ouvrières, le camarade Valdec Rochet se trompe complètement. Der ungerechten kapitalistischen Regierungen muss von uns, von der fortschrittlichen Jugend vorbereitet werden, ganz gleich in welchem Land. Italienische Studenten, euer Erfolg ist auch unser Erfolg, euer Sieg ist auch unser Sieg. È un compagno del sindacato democratico degli studenti de Spagna che si chiama Daniel Santos. L'unico poder che esiste è il poder dell'obrero e lo studente tiene che stare in sua lucha appoggiando l'obrero. La prensa burguesa ha creato un mito. Ha hablado de nosotros y habla de nosotros en todos los países. Este es el momento para decir lo que decía Fidel Castro, unidos venceremos. Il 31 maggio si svolge a Roma, in Campo dei Fiori, l'ultimo grande scontro di piazza del 68. Gli studenti si dirigono verso l'ambasciata francese di Palazzo Farnese al grido di Francia Libera. La polizia li carica e per alcune ore le stradine del centro storico sono teatro di guerriglia. In nome della legge sgombrate la piazza. Segue una carica durissima. Il 68 prende a bersaglio anche la mostra cinematografica di Venezia. La sera dell'inaugurazione, gli autori cinematografici aderenti all'ANAC scendono in piazza contestando la validità della manifestazione. Ne condannano il lusso, i criteri selettivi, i premi.
il direttore della mostra internazionale d'arte cinematografica, professor Luigi Chiarini. Ha presentato al presidente della mostra stessa, ingegner Giovanni Favaretto Fisca, una lettera con la quale rimette nelle sue mani la mostra. Nella notte i cineasti si incontrano con il direttore della mostra, Luigi Chiarini. Chiedono l'autogestione culturale del Festival Cinematografico Veneziano. Ecco le voci dei contestatori. Non possiamo intavolare questi tipi di discorso col professor Chiarini, è perché non lo riteniamo l'interlocutore valido per questi discorsi. La nostra posizione è che lo Stato, la Biennale, non ha nessun diritto di chiudere la Mostra di Venezia, perché noi partiamo dal presupposto che la Mostra di Venezia appartiene ai cineasti italiani. Questa è la risposta di Chiarini. Anche se molte idee mie possono collimare con le idee espresse da talune persone dell'ANAC, il compromesso non è possibile. C'è una cosa fondamentale forse che ci divide, ne parlavo proprio ieri nel pomeriggio con Zavattini, e la cosa fondamentale è che loro fanno questioni di principio, io faccio questioni di persone.